Nel settore alimentare la crisi non ha risparmiato le cooperative di consumo. Per trovare dati simili dobbiamo tornare al 1983. Coop ne risente molto, nonostante questo il bilancio è di grande, grandissima soddisfazione, un bilancio da incorniciare che chiude con un utile finale di 8 milioni e 3, ma che soprattutto chiude con una gestione commerciale in attivo, cosa che in condizioni normali è già soddisfacente, dato il contesto cui lei si richiamava prima, è davvero di grande, grandissima soddisfazione del quale essere assolutamente orgoglioso. 1 miliardo e 139 milioni di euro di vendite dell'intero gruppo, l'utile migliore degli ultimi 3 anni e un patrimonio netto in incremento a 796 milioni e il numero di soci che oggi sfiora i 630.000. Il bilancio di Coop Consumatori Nord-Est è stato approvato a Trieste. Nel centro congressi della stazione marittima si sono riuniti 436 delegati. L'assemblea generale arrivava dopo le 70 assemblee separate in 12 province che hanno coinvolto oltre 12.000 soci. All'Assemblea Generale hanno preso parte il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, e la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che ha auspicato un sostegno della cooperazione al governo Renzi per portare avanti le riforme di cui necessita il Paese. Questa operazione degli 80 euro, che indica insomma, anche un sentiero di speranza, di fiducia, speriamo aiuti le famiglie a reggere meglio, ad incrementare i consumi, rafforzando la domanda. Siamo molto fiduciosi. Coop è una risorsa importante per il Paese. Presenti anche Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, e Marco Lusetti, presidente di Lega Coop Nazionale. Il 2014 sarà un anno altrettanto duro, ha detto il vicepresidente uscente di Coop Nord-Est, Roberto Sgavetta, alla sua ultima assemblea, ma Coop Nord-Est sarà in grado di affrontare il futuro nel modo migliore. Abbiamo continuato a fare sviluppo, chiaramente con più selettività, su superfici a volte minori, acquisendo anche superfici lasciate da altri, penso all'ultima acquisizione dell'ex Meridiana nella nostra città Reggio Emilia, e lavorando anche sulla ristrutturazione dei negozi esistenti. Con tutto questo siamo riusciti a mantenere la base occupazionale anche l'anno scorso e a garantire un 94% oltre i posti di lavoro a tempo indeterminato.